Perché la mattina deve essere tutto così difficile? Oggi dovrei anche andare a portare il trenino a Lella. Però davvero, non ho nessuna voglia di andare a Grugliasco in auto. A dire il vero, non so nemmeno che ore siano. Porca miseria, 7:41, ma sai che quasi quasi la faccio la pazzia. Il cielo sembra anche sereno. Sì, dai, ci vado in bici. Ebbene sì, ragazzi, la sto facendo, la cavolata di quelle che mi vengono in mente solo al mattino alle 7:30, mentre sto facendo ancora colazione con la testa crepata e i neuroni ancora non troppo connessi, quei pochi che mi rimangono, ma cerco di farla breve anche se sapete che non sono capace di essere molto sintetico. Comunque, Lella, la mamma di Simona, mi ha commissionato un trenino di legno da realizzare insieme a Domenico, il falegname, ovvero mio papà, che lei utilizzerà poi come addobbo di Natale sotto l'albero in casa, dove potrà metterci magari dentro qualche piccolo pacchettino dei doni di Natale che porterà Babbo Natale, ovviamente. E niente, questa settimana sono andato in falegnameria da mio papà, l'abbiamo costruito. E vi lascio qua magari un'immagine di come è venuto finito, molto grezzo, ma doveva essere così spartano, in teoria lo voleva fatto con le cassette della frutta, ma noi l'abbiamo realizzato da zero, con ovviamente tutto materiale di recupero. E come vi dicevo, oggi volevo andarglielo a consegnare. Io abito a Vercelli, lei è a Grugliasco, una novantina di chilometri da casa mia. Però solitamente viaggio in treno e in treno sarebbe stato scomodo perché comunque è bello ingombrante. Sono due vagoni da 25 centimetri, la locomotiva da 30. Comunque ingombrante, non pesante ma ingombrante. Andare in macchina non ne avevo proprio voglia. E guardate un po' che giornata di sole che c'è. Infatti, come vedete, sono in bicicletta, ho messo il trenino nelle borse da viaggio posteriori della Crosso che ho usato anche nel viaggio di quest'estate, i due vagoni in uno, la locomotiva nell'altro, qualche cambio per i miei vestiti civili perché arriverò bello sudato e sono partito. Fa freschino, appena partito c'erano 2 gradi, adesso ce ne sono 7, ma come vi dicevo, come potete vedere, è super sereno. Alla mia destra c'è il Monte Rosa che si vede benissimo perché è tutto pulito, terso il cielo. In fronte, in lontananza, vedo anche il Monviso, anche se lui è un po' velato, ma giustamente molto più lontano. E quindi niente, vi aggiorno strada facendo. Se non mi asfaltano perché sto facendo la strada delle Grange, che non è tra le strade migliori da percorrere in bicicletta. Vedete, passano camion, mi fanno il pelo, questo qua è abbastanza largo, ma di solito ti passano vicini e tra poco mi filo nei paesi e ci vediamo dopo. Ciao ragazzi. Torino 63, Bianzè 12, Tronzano 11. Il mio contachilometri mi segna 71 chilometri a Collegno e quindi si pedala, ci siamo, farò un po' di paesini per evitare queste strade pessime, pessime per le bici, eh.
quando sono partito questa mattina ho percorso 49 km, me ne mancano poco più di 40. Li ho percorsi quasi tutti seguendo la traccia della ciclovia Ida, a volte ho preso qualche deviazione perché questo è il tratto che conosco molto bene, ho fatto molte volte, anzi vi lascio qui il video di quando ho fatto proprio il tratto Torino-Vercelli l'anno scorso, se non ricordo male. Vi faccio vedere anche, se vi interessa, questi sono i segnavia che dovete seguire se volete percorrere anche voi la ciclovia Ida. Adesso sono lungo il canale Cavour, quasi ormai a Chivasso, è mezzogiorno e mezza, quindi mi sa che mi prenderò una pausa e farò una sosta per mangiarmi un sandwich, per rifocillarmi, mettermi in forze e fare questi ultimi 40 km per Collegno barra Grugliasco. Quindi a dopo ragazzi. Molto bene, pausa pranzo finita, ho fatto una quarantina di minuti, mi sono mangiato un mega hamburger a Gassino, spero di averlo detto giusto questa volta, visto che l'ultima volta che ho pronunciato il nome di quel paese mi avete massacrato perché ho sbagliato l'accento come mio solito. Comunque, vi dicevo, ho mangiato un hamburger gigante, patatine, una birretta e quindi ora spero che mi bastino questi 25 km per smaltire tutto, perché sono un po' pesantino. Pedala Giappino, pedala! Ve l'ho già detto, vero, che non amo particolarmente girare in bici nelle città metropolitane. Sono entrato da poco a Torino, sono in corso Novara adesso e oltre al fatto che io non è che la conosca molto bene la città, è un po' un casino girarla. Tra l'altro c'è sto sole basso che mi picchia proprio contro, perché ovviamente è pomeriggio, sono le 3:30 penso, non lo so. Ma mi mancano ormai 9 km, siamo arrivati. Sentite che casino. E poi mi chiedete perché non mi piace girare in bici nelle città metropolitane. Fate voi, sentite un po' che bordello, guarda qua. Finalmente arrivato col me ed eccomi finalmente arrivato a Collegno. Sono nella zona MUA, il museo urbano dell'aerospazio. Lì c'è la navicella e io sono sulla ciclabile. Mi mancano 3 km alla prima destinazione, ovvero casa di Simona detta Memole, alla quale scroccherò una bella doccia per riprendermi e mettermi gli abiti civili, per poi andare da sua mamma Lella a consegnarle il trenino che mi aveva commissionato. Quindi ci siamo. Thank you.
later. E buongiorno mondo, dall'ingresso del Parco Dora di Collegno io e il mio amico astronauta vi salutiamo. Ho lasciato da 10 minuti la casa di Simona. Venerdì ho consegnato finalmente quel bel trenino a Lella, che era super contenta, l'ha già decorato e riempito di cose natalizie, anche se siamo un mese e mezzo in anticipo. E niente, io e l'astronauta vi salutiamo e vi diciamo alla prossima avventura con Deliveroo Giappino.